Ciao a tutti amici di Player Inside e benvenuti alle News Lolle. Cara Midna, io innanzitutto volevo annunciarti che ho deciso di indossare sempre magliette a tema videoludico. Basta, mi sono deciso sempre, ogni puntata una maglietta a tema videoludico diversa. Sì, però mi sa che ti devi affidare a un corriere più veloce. Perché? Perché NBA 2K11, diciamo, non è più a tema. Vabbè, però sembra un videogioco di basket, però. Sì. Perché mi piaceva la maglietta rossa, che mi fa ingrassare, no? E la gente mi dice ma sempre tanto non si vede. Sì, comunque partiamo con il nostro sigla. Con le nostre sigla. Non ce ne sono così. Come, no, facciamo? Dai, andiamo. Come facciamo? Che ne so, prendiamo due collector's edition a caso. No! Sbattiamo così. Ma come? Ma non sbattiamo! E Jammen? Hanno chiuso no, no, infatti. Video, dai. Bene, Midna, sai meglio di me che ci manca da un po' l'angolo delle mine. Ma meno male, meno male, spero di non vederlo più. Ecco. Spero di non vederlo più. È qua. Ebbene, sì, perché in onore dell'uscita di Senran Kagura, come cazzo si chiama? Senran Kagura, è che mi pareva brutto dire Kagura. Comunque è un titolo a base di Min. Il tuo gioco preferito. Volevo prendere in considerazione perché comunque dicono che è comunque un ottimo gioco, un ottimo titolo. Comunque in un hostess, ho detto comunque tre volte, in un hostess bar di Akihabara. In Giappone? Sì, in Giappone ovviamente, sì, a Catania. A Akihabara, provincia di Tokyo. Non sa mai uno dice, Catania. Vabbè, Bari, non ho capito. No, Bari, Bari, salutiamo, parliamo di videogiochi. E hanno creato praticamente una serata a tema Min, per festeggiare l'uscita del gioco. Sì, ti faccio vedere, ecco, vedi qui. Abbiamo esattamente le pietanze che hanno servito. Ah, ecco, ecco. E quindi, ma scusa, ma queste sembrano due minne. Ecco, sì. Poi a sinistra, per esempio, abbiamo delle uova, no? Ma secondo me, in realtà, più che minne, loro hanno fatto la forma di un pene. Cioè, questo è un pene, questo qui al centro, e anche a sinistra è un pene. Se saliamo sopra, il basilico, cioè, va a disegnare una specie di pene. Pensa che vedo peni pure qui. Come può essere? Come questa? Comunque. Quindi ci sono anche le hostess belle prosperose con le che mine, servono. E tutti rincitrulliti, bene, compriamo il gioco perché abbiamo visto le mine. Cioè, però adesso io un appello agli amici giapponesi. Bravi, no, bravi, perché effettivamente è venuta voglia di comprarmelo pure io, perché. No, sì, a parte questo, dico, non è che ora perché vediamo delle mine. Sì, sì. Io mi prenotato. Prenotato, non lo sapevo, ma la carta di credito, pappete. 30 euro in meno perché l'ho prenotato. Allora abbiamo finito con l'angolo delle minne, giusto? Basta! Non proprio, non proprio, però ci arrivo, guarda come te la prendo larga questa qua. Tu sai che Nintendo ultimamente ha dovuto dire basta alla sua chiusura nei confronti di tutto quello che è tecnologia aliena. Per aliena intendiamo che non sia made in Nintendo, perché Nintendo si sa, fa le sue cose, solo sue, insomma, e se le condivide, se la carta e se la suona. Continua a farlo, però adesso si è aperta a dispositivi mobile, per esempio. Ne abbiamo parlato una settimana fa, mi pare anche inopportuno parlarne adesso, abbiamo straparlato, insomma, però si apre anche le mine pure Nintendo. No, ma come le mine pure Nintendo? Spendiamoci così. Nintendo ha invitato delle girl gamer o gamer girls, vabbè, comunque molto prosperose, che fanno parte, sono delle playmate praticamente. Ah, ecco, Playboy, sì. Stiamo parlando di Playboy, però, non è che stiamo parlando qua di YouTube Italia. Beh, però fanno parte del canale Gamer Girl Next Door, Gamer Next Door, insomma. Quindi sono delle playmate che giocano ai videogiochi. Esatto, le videogiocatrici della porta accanto, sostanzialmente, che sono le tipiche videogiocatrici della porta accanto. Quanti di voi hanno videogiocatrici così nella porta accanto? Ecco, nessuno. E soprattutto anche se ci fossero, cosa riuscireste a fare? Noi abbiamo i signori anziani. Poco, signori. Noi abbiamo i signori anziani, esattamente, cioè i suoi genitori. No, no, non è i signori. Ebbene, Nintendo le ha invitate a provare in anteprima Splatoon. Sì, tu ridi, sì. Secondo te come mai proprio Splatoon? Perché in Splatoon ci sono schizzi vari. No, no, schizzi vari che quindi... Sì, è per artistico. Artisti, giustamente, ecco. Quindi hanno invitato delle donne, perché si sa, le donne sono molto più sensibili dal punto di vista artistico e quindi è vero. Possono, diciamo, cogliere quell'aspetto tipicamente artistico-culturale che magari un uomo, peraltro brutto, non riuscirebbe ad attrarre, poi perché ricordano gli schizzi di No! Ma veniamo alla notizia clou di oggi. Una news che non è tanto lolla, però ci fa tanto riflettere. Sì, potremmo però definirla quasi bizzarra, se vogliamo. Ecco perché l'abbiamo inserita in news lolle, non nelle news principali. E soprattutto perché è fresca fresca. Fresca di giornata, parliamo di violenza e videogiochi. Oh, direte voi, non ne avete mai parlato, Raiden & Midra. Anzi, direte, non ne avete mai parlato, Raiden & Midra. Perché, non lo so, questo è, non lo so, il come lo imiti bene, vabbè.
Beh, in realtà abbiamo trattato tante volte l'argomento, siamo anche un po' stufi di trattarlo, però vuole trattato. Vuole ne hanno trattato. Parlato anche tante volte altri colleghi youtuber che salutiamo gli altri colleghi youtuber, e ne ha parlato soprattutto a c***o di cane la televisione, quindi lasciamo perdere la televisione italiana perché qui siamo in Inghilterra, in UK. Quindi parliamo del mondo reale, stiamo parlando di un'associazione di scuole nel Cheshire, in Inghilterra. Ma Cheshire? No, non Cheshire, cioè nel senso è in Inghilterra. No, perché casomai è in Inghilterra, nel senso... Vabbè, allora tarderà, perché sennò mi regolavo e gli aggiungi un pasto a tavola per Cheshire. Questa associazione denuncia alla polizia e ai servizi sociali tutti quei genitori che permettono ai figli minorenni di giocare a giochi 18 più. Bene, molto bene, bravo. No, bene. Diciamo una cosa, che il PEGI 18 in Inghilterra è legge, a differenza dell'Italia che è soltanto così una consuetudine, una norma generale che però appunto non è in vigore. Bene, ma come fanno a capire queste associazioni, come fanno a capire quali genitori fanno giocare i figli a giochi 18 più, per esempio un Call of Duty o un GTA 5 o praticamente tutto il resto dello scibile umano per quanto riguarda i videogiochi? Ma qui entrano in gioco i professori che devono carpire dai discorsi dei propri alunni se sono sotto influenza di qualche videogioco violento. Allora bimbo, qual è la risposta a questa equazione? La mia risposta è p***a maledetta. Ma come ti permetti? Ho capito, hai giocato a GTA. No. Ti denuncerò alla polizia. No, mia mamma, tra l'altro pure lei mi vede mentre gioco, non è che mi dice niente. Ma non la denunci per favore, no, non lo dico più, scusi. Vabbè. Tana maledetta. Ma... Salutiamo il bimbo minchia che ha fatto la scenetta, insomma molto bella la professoressa, ma voglio dire, al di là di scenette, di facile umorismo, c'è un aspetto assolutamente critico della cosa. Cioè, come si fa a capire effettivamente dai discorsi di un ragazzino se ha giocato o meno a un GTA, un Call of Duty e via dicendo, assurdo. Un gioco PG-18, è assurdo. Cioè, poi i ragazzini, no, dicono parolacce e hanno magari atteggiamenti violenti indipendentemente dal fatto di aver giocato o meno. Quindi così si suppone che qualsiasi atteggiamento violento venga esclusivamente dai videogiochi, è una cosa assurda. Fateci sapere la vostra. Ma a proposito di violenza e videogiochi, caro Raiden, ora qui ti faccio un aggancio strano. Tu prima mi hai agganciato Minne con Nintendo, esatto. E io ti aggancio violenza con Nintendo. Caspita, cioè veramente Nintendo over 9000. E ti aggancio anche Mortal Kombat con Nintendo. No, va bene, no, siamo veramente all'apoteosi. Che cosa vuol dire Mortal Kombat? Le fatality con Nintendo. No, va bene, allora veramente oggi stiamo esagerando. Puntata epica, ragazzi, lasciate 4 like. Ogni volta dico lasciate like, lasciate il dislike. Non lasciate il like. Dorkly pensa un po', ha realizzato alcune fatality con Super Smash Bros. Mamma mia. Cioè, tu guarda queste fatality, sono fatte benissimo. Bellissimo, cioè, praticamente, allora, questo... Cioè, Ash, giusto? Cioè, l'allenatore dei Pokémon, sì. Che cazzo è? Ha preso Luigi, lo ha messo dentro una palla, una sfera poké, e l'ha calpestato. E poi esplosa. Cioè, ragazzi, fantastico. E guardate quest'altra. No, ragazzi, cioè, veramente, una madonna. Cioè, allora, se fosse veramente così su Smash Bros. Per Wii U, per me avrebbe tipo 6.000. Non succederà mai. Non succederà mai, perché noi conosciamo Nintendo, la salutiamo, ha una certa politica. Però Nintendo, devo dire che l'idea è carina. L'idea è molto carina, realizzata veramente in maniera eccezionale dal solito Dorkly, che ha fatto anche altre animazioni, veramente bravissime. Cioè, in confronto a tutti gli altri video di YouTube, compreso il nostro, sembra una cagata. No, è veramente, fa schifo. Bene, mi trovate. Adesso lasciamo i nostri amici a casa con una chicca. Tu sai che uscirà in autunno The Fall per PlayStation 4, ma anche per Xbox One. Ebbene, il filmato, il trailer ufficiale del gioco è apparso sul canale YouTube di PlayStation. Però leggi la descrizione. Allora, sì, alla fine della descrizione leggi cosa c'è scritto. Will The Fall... Ma come? Ho onto Xbox One this spring. This spring. E qui ho detto che arriverà in autunno, in realtà in primavera. Fanculo. Comunque sì, bene. Brava Sony che copi le descrizioni dal video, dal trailer di Xbox One. Ragazzi. Tanto è uguale, dice proprio. Che... Questo è da annunci lolli. Questo è proprio da annunci lolli, in effetti. PlayStation 4, Xbox One. Una nuova. Cioè, pure Sony loro stessi.
stessi. Xbox. Pure loro stessi se li fanno gli annunci LOL. Ma vi rendete conto? Dai! Cioè, ma la prossima cosa sarà una PlayStation Wii ufficiale? Cioè, veramente. Secondo me ci arriveremo. Secondo me allora la PlayStation Wii può esistere veramente. Ma secondo me esiste. Ecco, Madonna, non lo sappiamo. Madonna mia, ragazzi. Cioè, la stessa Sony. Bene, ragazzi, vi lasciamo qui. Mi raccomando, fatemi sapere. A me, a lui, a me. Cioè, fatemi una scheda anche su Facebook. Cioè, come potremmo migliorare questa serie? Se vi piace già così, se vi fa cagare. Sì. Insomma, tante belle cose. Ciao! Alla prossima! Allora, bimbo, qual è la risposta a questa equazione? La mia risposta è p***a, maledetta! Ma come ti permetti? Ho capito! Hai giocato a GTA! Porca puttana! Ma guarda come è uscita la voce di Raiden, ma cosa dei pazzi? Cose incredibili! Allora, facciamo questa scena per Raiden e Midna, forse svegliamoci. Non vedo niente. È molto sexy, professoressa. Sì, non vedo una mazza. Allora, io ho 34 anni, quindi in realtà potrei buttargliela, ma...